E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere come salvare tutti i post, quindi foto e video del nostro profilo Instagram. In questi giorni ho avuto vari problemi con l'account. L'azienda di Zuckerberg ha bloccato alcune azioni come il mettere mi piace, commentare e seguire. Inoltre non posso più accedere dall'app. Spero che siano problemi momentanei, però nel frattempo, per sicurezza, voglio salvare tutti i miei dati in maniera da non perderli caso mai succedesse qualcosa all'account. La procedura è molto semplice, ve la mostro tramite la pagina web del social, basta andare sulle impostazioni, andare successivamente in privacy e sicurezza ed infine cliccare sulla penultima voce, ovvero download dei dati. Automaticamente viene inserita la nostra email, altrimenti ne mettiamo una diversa. In seguito Instagram ci manderà un'email contenendo un link per scaricare tutto quanto. Però se non erro è valido per 4 giorni, dopodiché non è più possibile scaricare dal link inviato, quindi bisognerà ritentare la procedura. Vediamo un po' come funziona. Gli mettiamo la password dell'account. Ok, abbiamo iniziato a creare un file con i contenuti che hai condiviso su Instagram e invieremo un link tramite mail all'indirizzo bla 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 bla. La raccolta e l'invio di questi dati potrebbero richiedere fino a 48 ore. Naturalmente dipenderà da quanti contenuti avete salvato sul vostro profilo. In questo caso ho 354 foto, se non erro, non c'è nessun video. Vi ricordo che i video naturalmente pesano molto di più rispetto alle singole foto. E quindi niente, aspettiamo, vediamo quando arriva questa email e poi vediamo cosa c'è scritto al suo interno e andiamo poi ad aprire questo link per scaricare tutti questi contenuti. Ed ecco qui, circa 2 ore dopo, mi è arrivato il messaggio da parte di Instagram. Ecco il file che hai richiesto con le foto, i commenti, le informazioni del profilo e gli altri dati che hai condiviso su Instagram, come fabioguadagno.official. Questo link funzionerà solo per i prossimi 4 giorni, come ho detto in precedenza. Dato che potrebbe contenere informazioni personali, assicurati di conservarlo in modo sicuro e di scaricare l'archivio solo sul tuo computer. Quindi qui ci sarà l'apposito bottone per scaricare questo famoso contenuto. Dovremo effettuare nuovamente l'accesso. Ok, ho attivato la verifica in due passaggi, l'accesso in due passaggi come lo potete chiamare voi. Perfetto, in pratica è la schermata che abbiamo visto prima. Della sezione privacy e sicurezza all'interno delle impostazioni. Qui, prima dovevamo appunto andare a cliccare sul bottone e poi seguire la procedura passo passo. Ora invece ci viene sbloccato un collegamento e qua ci specifica che il link funzionerà solo per i prossimi 4 giorni. Prima non c'era scritto una cosa del genere. Allora, scarichiamo i dati. Allora, nel mio caso, visto che ho 354 post, anche se non c'è nemmeno un video, la dimensione totale della cartella, che naturalmente è compressa, è di 695 MB. Quindi fate un calcolo voi, magari comparate un po' con i post che avete attualmente sul vostro profilo. Ok, perfetto. Allora, andiamo a fare la nostra solita estrazione. Ci metterà un po' in questo caso. Allora, io spero che Instagram non abbia compresso i post, ovvero le foto. Perché purtroppo, come ben pochi sapranno, purtroppo, Instagram non carica
ha la risoluzione originale della foto scattata sui propri server, perciò la risoluzione non sarà come quella originale, scusate, originaria di quando avete scattato la foto o eventualmente il video. Vabbè, lasciamo stare questa cosa, andiamo sulla nostra cartella. Ecco. Molto intuitivamente avremo 3, 5 cartelle con all'interno, prima di tutto, le direct, poi le foto, il profilo, poi andremo a vedere nel dettaglio all'interno, le storie ed infine video. Allora, quello che ci interessa e quello che ma maggiormente vorrei mostrare sono le foto. Ah, ok. Vedo che sono state suddivise per anno e mese. Sì. Proviamo ad aprire l'ultima cartella, ovvero la data più recente. Allora, innanzitutto le scarica con estensione JPG. Non ha una risoluzione. C'è una cosa perfetta, però vabbè, era meglio un PNG, forse c'era più qualità, però. Andiamo a vedere i dettagli per vedere a che risoluzione le scarica. Che risoluzione, che dimensioni, insomma. Ah, 1080x1079 pixels. Risoluzione orizzontale 96 dpi, risoluzione verticale 90, profondità in bit. Ok, vediamo un po' se è uguale, ma penso che sia uguale per tutte le foto. La dimensione sarà sicuramente uguale. Non so se i dpi se cambiano. No. No, 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 no. Ogni foto ha dimensione e larghezza identica. Altezza, insomma. Risoluzione orizzontale, risoluzione verticale uguali, inclusi i bit di profondità. Vabbè, quindi. Non vengono scaricati ad alta risoluzione, chiaramente, perché appunto vengono compressi nel momento in cui carichiamo la nostra foto, il nostro video all'interno dei server di Instagram. Però, insomma, non è nemmeno questa qualità proprio pessima. Allora, andiamo a vedere le altre cartelle. Vabbè, come vi ho detto, ah, di video, video che cosa c'è? Vediamo un attimo i video, pensavo di non averli. Come vedete, qua invece è proprio bassa risoluzione, 480x284, nemmeno in HD. Velocità dati. Vabbè, i fotogrammi ovviamente li fa a 30, non li fa a 59 o a 60. Il profilo, andiamo a vedere un attimo. Ah, ok, qua. Viene contenuta la foto profilo attuale dell'account. Non vengono naturalmente conservate tutte le foto profilo utilizzate dalla creazione dell'account fino a questo momento, ma viene solamente salvata, la foto del profilo attuale. Anche le storie, stessa cosa, c'è come suddivisione l'anno e il mese. Guardate qui quante storie. Vediamo un attimo le proprietà e poi andiamo su dettagli per vedere un po' i parametri. E anche qui stessa risoluzione come i video, durata 15 secondi. Ok. Vabbè, dati abbastanza, cioè, di base, ecco, la frequenza è impostata sempre su 44, mica è impostata su 48, i canali 2, 48 kbps per velocità, ok. Vabbè, insomma, vi ho fatto vedere in generale come funziona questa procedura. Ci sono sicuramente altri metodi per salvare i nostri contenuti del proprio profilo Instagram, sia attraverso un PC, sia attraverso un Mac, un sistema operativo Windows, un Linux, eccetera, eccetera. Ci sono sicuramente anche dei siti web appositi, però, visto che c'è una funzione apposta
proprio nell'Instagram stesso, io consiglierei vivamente di utilizzarla, senza magari andare a scaricare applicativi desktop, applicazioni per gli store in iOS o Android, che magari sì, vi possono scaricare le foto, però se volete magari anche altre cose come le storie, le direct, la foto profilo e quant'altro, beh, questa è un'unica mossa, perciò conviene altamente utilizzare questa procedura. Bene, per questo video è tutto, spero che possa essere stato utile. Non scordatevi di rilasciare un semplice mi piace e da dire la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.